Buonasera. Vado questo? Mi sentite? Era meglio l'altro? Questo mi sentite bene? No, grazie a tutti, buonasera, buone feste. Vedo alcuni amici, è sempre per me bello tornare qua. Con lui ci siamo fatti in moto da Riva del Garda a Moena, quando facciamo tutta l'Italia in moto. Gli abbiamo fatto il mazzo a Renzi con un motorino di treni regionali, gli abbiamo fatto, io non me lo dimentico. Qua ci sono persone che vengono Ferragosto a fare le passeggiate sulle Dolomiti con me. Però vedo anche... Come? Andrea. Alla grande, sta, mangia, dorme, poi fa altro, però non ve lo dico. E vedo anche però tanti volti nuovi, tanti giovani. Siamo più di 400 in sala, ho contato uno per uno, questo lo dico alla stampa. E ho fatto... Ho contato. E non ho contato le persone all'esterno del teatro. No, no, vabbè, ma ci sono anche giornalisti e cerco sempre di ribadire una cosa importante. Noi non ce l'abbiamo con voi, Fate il vostro mestiere, come vedete in precedenza siamo sempre cortesi, Riccardo, rispondiamo a qualsiasi domanda. Io sono 5 anni che non rispondo a qualsiasi domanda, non mi sono mai fatto difendere da qualcuno per non rispondere alle domande. Noi ce l'abbiamo col sistema mediatico così com'è, nel senso non ci sta bene che ci siano i caltagirone a dettare legge in questo paese, i Berlusconi, che dentro il Corriere della Sera ci sia il 10% in mano a Mediobanca o il 3,5% in mano ad una multinazionale chimica cinese, il Corriere della Sera, o che De Benedetti neanche possa essere nominato in TV, io vado in TV, attacco De Benedetti, mi si dice no, non è presente, non lo puoi nominare, come se fosse Voldemort. A me questo non mi sta bene. Non ci sta bene questo, il concetto di editori impuri che utilizzano il loro sistema mediatico per degli affari loro. Una cosa bella di fare campagna elettorale da non candidato è avere la totale libertà. Non troppa, dice Francaro. E quindi vi racconto certe cose. Forse non ho raccontato poco. Qualche secondo. Però andiamo a seguire il prossimo del 5 Stelle, ma risparmio. Qualche mese prima della vittoria a Roma del sindaco Raggi, io stavo a Fiumicino in aeroporto. A un certo punto stavo al cellulare, tra l'altro con una persona importante, però non vi dico chi era, non un politico. Mi si avvicina a Malagò, l'attuale presidente del CONI. Io non l'avevo mai visto Malagò. Mi si avvicina e mi dice: chi è? Al telefono, e dico: ma cosa vuoi? Cioè, l'atteggiamento, dimmi chi è, ma cosa vuoi a Malagò? Comunque gli dico: comunque è la persona più importante di te, fammici parlare, ma cosa vuoi Malagò? Ma vattene. A un certo punto arriva Montezemolo, si prende a braccetto Malagò e gli dice: andiamo via, che loro sono contro di noi, e se ne vanno ridendo. Io assisto a questa scena di fronte a me, cioè, ma in che mano siamo? Che mani siamo? Il presidente, Ferrari, l'Italia, e il capo dello sport italiano. Prima, ascoltando Fraccaro, Riccardo diceva: noi abbiamo le mani libere per prendere certe posizioni, per metterci di traverso nei confronti rispetto a un sistema contro il quale nessuno si è mai scontrato in questo paese, mai, mai. La dimostrazione più grande è quella relativa alle Olimpiadi a Roma. Non è che i soldi erano soltanto i romani, sarebbero stati i soldi di tutti gli italiani, pure qua il 38 la legge. E noi ci siamo opposti a quelle Olimpiadi perché fondamentalmente non per problemi di corruzione, eccetera, eccetera, perché oggi certe manifestazioni enormi come queste costano tantissimo. Ci sono paesi, Londra, sapete i soldi che ci hanno perso, Atene. E ci siamo opposti a quel sistema, sapendo a cosa andavamo incontro. Caltagirone, uno che aveva gli interessi, terreni suoi sui quali dovevano sorgere delle strutture olimpiche, è il proprietario del Mattino di Napoli e del Messaggero di Roma. Noi sapevamo che quel no alle Olimpiadi avrebbe causato non so che cosa. Se la Raggi avesse detto sì alle Olimpiadi, non gli avrebbero fatto la guerra che stanno facendo ogni giorno, Spelacchio, questa roba, che comunque io l'ho visto, ve lo assicuro, è più vivo di Renzi. Ve lo assicuro. Lo capite voi perché ci siamo riusciti a metterti traverso rispetto ad un sistema? Per quello sempre che spiegava Riccardo,
Sono passati 5 anni. 5 anni fa anch'io stavo raccogliendo le firme a Roma, sognavo di entrare in Parlamento, ero appena candidato, dicevo, ci credevo fermamente, no? Nel cittadino che si fa Stato. Avevo 150 euro di campagne elettorali, di finanziamento mio, 50 euro me l'ha dato mia zia, e ne ho spesi 144. Ho risparmiato 6 euro nella mia passata campagna elettorale. E sono entrato in Parlamento e vi assicuro ci ho messa tutta. Ancora si vede, no? La legislatura è stata... Comunque, le Camere sono state sciolte dal Presidente della Repubblica e siamo qua il 30 dicembre, sabato sera, perché io ci credo. Credo fermamente nel lavoro che fanno i vostri portavoce. Sono molto amico di Riccardo e lo stimo tantissimo, perché ha fatto un lavoro rispetto appunto ai costi della politica enorme, enorme. Mi piace tanto il Trentino Alto Adige. Però ci crediamo. E ripeto, io avevo preso questa decisione nel 2014, perché mi conosco, so qual è il mio carattere, io ogni 5 anni ciclicamente devo un po' cambiare vita, quello per sentirmi sempre vivo, desideroso, sono una persona molto curiosa, che vuole sempre fare cose diverse. Assolutamente, mica è... non ho mai detto di no. Assolutamente, ma mica scappo, nel senso... assolutamente no, voglio dare un sostegno al Movimento 5 Stelle fuori dal palazzo, dentro ci sarà magari Fraccaro, e fuori ci starò io a dare una mano a Riccardo. Cioè io credo in questo. Lo vissi nel 2014, sono un ragazzo di parola, un uomo di parola, a differenza di questi renziani che devono abbandonare la politica in caso di referendum perso, ve lo ricordate? Diceva bene Filippo, qua c'è un problema di memoria, eh? Noi dobbiamo coltivare la memoria da qui ai prossimi 60, quanti giorni mancano? 60, più o meno una 60 di giorni all'inizio. Coltivare la memoria. Faranno di tutto per farci perdere la memoria, mischiando carte, sono vari professionisti. Ci sarà un tentativo di riciclaggio incredibile. Noi pensiamo che vi sia soltanto il riciclaggio del denaro sporco, in questo caso invece c'è anche il riciclaggio del politico sporco. Vedrete. Troverete dei soggetti candidati, direte, ma... possibile che lui è candidato lì? Sì. Faranno di tutto. Io già vedo, io l'avevo detto qualche settimana fa, perché avevo visto come Casini, uno che ha 7-8 legislature, gestiva la commissione sulle banche, no? Ha provato in ogni modo a proteggere Boschi e altri, senza riuscirci, perché il momento è riuscito poi con forza ad audire Rizzoni, l'ex amministratore di Unicredit, per svelare le ennesime balle appunto del renzismo. Ma Casini ha fatto un lavoro assolutamente pro Partito Democratico. E io questi soggetti li conosco. Perché fanno così? Perché ambiscono a una poltrona col Partito Democratico. Ora hanno fatto una lista. Casini con Bellai, con la Lorenzin. Insomma, neanche cambiano nomi ogni giorno. Si scindono. Atomi che si scindono, continuano a scindersi. E tenteranno un po' di confonderci. Tireranno fuori qualche candidatura civica, vedrete. Perché loro stessi si vergognano a presentarsi. Che fanno? Mandano avanti qualcuno più presentabile, ma sono fogli di fico dello stesso sistema. Magari qualche cittadino ci casca, li vota perché stima quella persona, che però fa parte di quel sistema, oppure è mandato lì avanti, no? Come vai, 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 poi fare le cose importanti e poi verrà messo totalmente da parte da chi detiene il potere all'interno del partito. E magari coloro che oggi hanno difficoltà a presentarsi perché sono impresentabili, farebbero perdere voti a quel partito, avranno futuri incarichi di governo, una volta che magari loro, speriamo di non dovesse vincere le elezioni, altri incarichi importanti in qualche partecipata, in qualche ente di Stato pagato dai quattrini pubblici, tutti noi, che continuano a proliferare, tanto paga pantalone. Guardate, questo è il sistema. Lo spiegava sempre bene di prima Fraccaro rispetto a Scarpellini, sempre questo è il sistema, ma è lo stesso dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, dove c'è il voto di scambio, c'è pure qua. Magari cambiano le tariffe. Cambiano le tariffe. Ma c'è dovunque, quando c'è questo sistema partitocratico, come funziona? Io politico, quando sono al potere, il mio unico obiettivo è mantenere quel potere, perché mi piace quel privilegio, non mi piace stare lì, essere chiamato onorevole, entrare nel palazzo istituzionale, vedere il carabiniere si mette sull'attenti, mi piace sta roba, mi fa sentire importante, migliore di quel popoluccio che mi ha, gli elettori, come ci chiamano a noi, gli elettori, ma quali elettori? Siamo il popolo sovrano, no? Santa pazienza. Gli piacciono a quel politico mantenere quel potere, quindi che fa? Per mantenerlo fa certi accordi, finché detiene il portafogli dei cittadini da qualche appalto e lo dà gonfiato quell'appalto.
tanto paghiamo noi. Quell'appalto che in Spagna costa 100, da noi costa 200. 100 in più vanno all'amico della politica, agli amici degli amici, che poi restituisce il favore o rifinanziando magari la campagna elettorale di quel politico che gli ha garantito quel surplus di 100, dandogli 50, oppure, come diceva Riccardo, assumendo qualcuno amico del politico che gli ha dato l'appalto, che poi restituisce il favore come pacchetti di voti, perché uno ha paura a non votare quello che gli ha dato il lavoro, coloro, quelli che galleggiano grazie al sistema della politica. Ma pure qua, anche qua, poi ripeto, cambia dalla Sicilia, io ci sono stato senza voto di scambio per il momento, io ho fatto tutta la Sicilia l'estate scorsa, e non avete idea delle esperienze che ho fatto drammatiche, persone che si avvicinavano a me col braccialetto del Movimento 5 Stelle, io sono del Movimento, ho seguito tutti i suoi discorsi, ti stimo, facciamoci una foto, eccetera, eccetera, però non posso non votare quel genovese, perché altrimenti mi tolgo il lavoro a mio figlio che campa 450 euro e poi non sappiamo che campare. Cioè questo è il sistema, lo vedete perché non vogliono il reddito di cittadinanza, ve li intorteranno dicendo che vogliamo regalare quattrini, regalarli, sono tutte balle, eh? Perché la nostra legge sul reddito di cittadinanza è assolutamente stringente. Tu devi metterti a servizio della collettività, lavorando gratuitamente all'interno del tuo comune di appartenenza, inserendoti in un percorso formativo per apprendere mestieri nuovi, accettando delle proposte di lavoro, e se non le accetti perdi il sussidio. Abbiamo addirittura creato un reato penale ad hoc per coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza. Non è assistenzialismo per niente, è dignità, è, come spiegava Riccardo, rimettere in circolo l'economia, perché io che non prendo niente e ho 780 euro al mese come reddito di cittadinanza, quei soldi magari li spendo nel negozio sotto casa, qua a Trento, nella pizzeria, nell'edicola, nell'alimentare, si mette in circolo l'economia, magari quel negozio di alimentari ha bisogno di assumere una persona, quindi magari assume lo stesso ragazzo che prende il reddito di cittadinanza, in quel caso deve andare a lavorare in quel negozio di alimentari, quel reddito magari andrà ad un'altra persona, magari andrà a coloro che campano con una pensione minima da 400 euro al mese, quando la soglia di povertà in questo paese è 780 euro. La memoria. Io non so come devo impostare la campagna elettorale. Come? Oppure quella roba là. Io non so come devo impostare una campagna elettorale da non candidato. Mi impegnerò tanto, non lo so. Di che dobbiamo parlare? Degli altri? A me non me ne frega niente. Basta, per me non esistono. Per me esiste il popolo italiano, esistono dei pecoroni in questo paese, dei pecoroni, che hanno paura di cambiare, perché ancora galleggiano. Oh, ma che siamo nati per galleggiare? Siamo esseri umani, che per sopravvivere, quando abbiamo un potere immenso appunto uniti, qua siamo 400 persone, ognuno di noi può parlare con 10 persone fuori, arriviamo a 4.000 persone, bypassando il sistema di informazione diciamo tradizionale, anche se noi già lo bypassiamo con un cellulare. Non siamo pecore, siamo cittadini italiani, santa pazienza, io ci credo tanto. Però dobbiamo un minimo pure coltivare la memoria, perché altrimenti io il Parlamento l'ho fatto in questi 5 anni, glielo ho ricordato, sono stato odiato in quel palazzo. Quando ho detto questo sarà l'ultimo intervento che faccio in aula, cioè dalle parti del PD proprio giubilo. Anche io ho ricordato, guardate, pure per voi questi sono gli ultimi giorni in Parlamento, però mica per decisione personale. Glielo ho detto. E alla Lega, no? Ma qua c'è qualcuno che è stato fottuto o no dalla legge Fornero? Immagino di sì. Però adesso, certo, a tutti qua, ma pure i giovani soprattutto, Perché chiaramente se costringe persone in pensione a 70 anni, poi i giovani scappano dall'Italia perché non riescono ad entrare nel mercato del lavoro, è evidente. Ma chi l'ha votata quella legge? Bersani, Gli ex comunisti l'hanno votata. Da Meloni, gli ex fascisti l'hanno votata. Berlusconi l'ha votata. Poi vanno a dire la riforma Fornero e la Lega, indecente, ogni giorno i leghisti attaccano la legge Fornero come la cosa peggiore d'Italia, eccetera, eccetera, e poi vanno a braccetto con Meloni e Berlusconi che hanno votato la legge Fornero. Cioè, vi rendete conto qual è il sistema? E lì in pochi lo ricordano, lo ricordiamo noi, qualche mezzo di informazione, qualche giornalista libero. Ma ripeto, io non ce l'ho con certi con i giornalisti dei ragazzi. Sapete quanti esempi ci ho avuto in questi 5 anni di persone che mi hanno detto: io ho scritto un bel pezzo sul Movimento, ma non me lo pubblicano. Non me lo pubblicano, sempre perché certi editori impuri, questi enormi personaggi che hanno interessi politici, che utilizzano i loro possedimenti editoriali per tutelare i loro interessi politici, non permettono la libera informazione in questo paese. Come? Lei è proprio tipico, accento. Perché poi mi ricordo Maladrona, Romano, quanti i vostri politici vitalizi, quanti 96 milioni di euro e date la colpa a noi, Romano.
la deve, voi in maniera civile, che siamo non violenti, però, sarebbe bello, no? Sotto casa tutti i giorni, in maniera civile, di questi soggetti che si sono intascati 700, 500, e io le dico, ma tu sei quello che? Guardate che un paese funziona quando il potere teme il popolo. Poi, ripeto, noi siamo assolutamente non violenti, però non siamo coglioni. Comunque la TV no. Guardate che la TV... Io ci vado in televisione, lo sapete, non è sempre facile, perché ci vado io in interrogatorio, non sono in intervista. Ma all'attore ti piace proprio. Come? All'attore ti piace. Mi manca soltanto il Floris, mi accende la lampada in faccia, confesso. Mi mette 16 giornalisti, a me mi sta bene. Però televidere significa vedere da lontano, io lo ricordo sempre. Il momento è nato per vedere da vicino, per quello continuiamo a fare tanti tanti comizi come quello di stasera. Perché non c'è intermediazione, perché ci vedete in faccia e certe robe passano, l'onestà passa, il fatto che noi crediamo fermamente nelle nostre idee passa. Noi ci abbiamo in mente un piano energetico nazionale sulle rinnovabili per uscire dalle fonti fossili da quella 2050. Guardate che si può fare. Perché però noi ci possiamo riuscire? Perché non c'abbiamo nessun lobbista del petrolio che ci finanzia le campagne elettorali. È tutta lì la questione. È tutta lì. Falcone diceva, seguite i soldi e troverete la mafia. È tutta lì. Esempi ve ne posso fare a decine. L'imprenditore Romeo, quello arrestato per affare Consip, finanziava tutti. Scarpellini, un noto gentleman romano, meglio noto appunto come Cavallaro, uno che finanziava tutti quanti. E poi chiaramente c'era gli appalti, gli affitti d'oro. Violante. Io ci sono andato in duello con Violante televisivo, glielo ricordate tutte ste robe. Quando vieni in Parlamento diceva, Berlusconi, ti abbiamo toccato le televisioni, non ti abbiamo fatto un conflitto di interessi, perché ce l'hai con noi? Questo del PD. Violante. Questo consociativismo l'ho visto ogni giorno. Che vi posso dire? Che è successo in questi 5 anni? Hanno fatto di tutto pur di ostacolare il Movimento 5 Stelle. Cioè loro si alzavano la mattina, andavano in Parlamento con l'idea, non approviamo una legge utile per i cittadini, no, facciamo qualcosa contro il Movimento che è il nostro pericolo. Ve lo assicuro, hanno rieletto Napolitano, voglio parlare di Napolitano. Ve lo posso dire, conosco perfettamente la storia di questo... politico estremamente pericoloso che è sempre stato dalla parte dell'imperialismo, prima sovietico, poi americano, poi del capitalismo finanziario. Sempre. Ma poi devo fare la campagna, cioè Berlusconi parla di noi, ma io mi devo mettere in sponda a Berlusconi, scusate. Ha paura, questa mummia che ogni giorno parla del de tendiera a tutti quanti. Ha paura, paura. C'è qualcuno ancora che ci casca, affari vostri, che a caso insomma piaga se stesso, se ci cascate affari vostri, non voglio più sentire rotture di palle delle persone che si lamentano ai bar di mattina, quelle cose non vanno se gli vanno a dire anche questo. Basta! Ho detto palle, ho detto una parola perché pure lì, in questo paese ipocrita del turpiloquio. Questi 5 anni siamo stati attaccati perché? Non perché votavamo una legge incostituzionale per mazzetti, per tangenti, no, perché sbagliavamo congiuntivo. Tesi. Io ho fatto centinaia di comizi, ho parlato, penso, migliaia di ore in questi 5 anni di sbagliare la consecuzione, mi è capitato. Ma dico sempre, noi avremo un problema forse qualche volta con congiuntivo, ma questo è che la condizionale, è diverso. È così. È così. È incredibile questo paese. Il Movimento 5 Stelle è attaccato per questo, perché quella volta Luigi o Alessandro ha sbagliato, capita. Ma a me non mi è mai capitato di votare una legge incostituzionale, anzi, abbiamo detto quella legge vitale come è incostituzionale, legge elettorale, pure se a vantaggio del movimento è stata dichiarata incostituzionale. Ma vi rendete, ma ce le vogliamo ricordare un po' queste cose? Ricordiamocele tra di noi. E poi iniziamo diciamo, a far capire a tanti cittadini che sono del Movimento 5 Stelle anche se ancora non lo sanno. A loro insaputa. Hanno paura, hanno ancora paura di ammettere a loro stessi lo sbaglio, cosa che io l'ho fatto, io votavo il PD una volta. E pensavo, no, che fosse opposizione a Berlusconi. Poi a un certo punto ti rendi conto, come il film Matrix, ti rendi conto come mi hanno preso per il culo. Io ci sono cascato perché responsabile sono pure io che mi sono fatto prendere così in giro. E a un certo punto ti si aprono gli occhi, in un certo senso inizi a vedere le cose con maggiore chiarezza. Le ho viste io in questi 5 anni. Ripeto, un consociativismo totale. La Boldrini che ha lavorato a servizio, io sono stato... politicamente il nemico pubblico numero uno della Boldrini, sono arrivato molto prima della Lega. Io l'ho capito al primo giorno. Il primo giorno l'ho capito, perché li conosco certi personaggi proprio ipocriti, no, che parlano della fame del mondo e poi vanno sempre a braccetto con.
col potere che è causa di certi mali. Regalati i quattrini nostri alle banche private. E ripeto, noi come veramente uno, io mi domando, ma perché si dovrebbero fidare di noi quando parliamo di trasparenza bancaria che non ha mai fatta nessuno? Vi faccio nomi e cognomi. Romano Prodi, che è uno dei padri del Partito Democratico, prima di diventare presidente della Commissione Europea, due volte presidente del Consiglio, stava in Goldman Sachs, una banca privata, banca d'affari. Barroso, ex presidente della Commissione Europea, esce dalla presidenza della Commissione Europea e entra in Goldman Sachs. Monti stava in Goldman Sachs, Draghi stava in Goldman Sachs. Amato, l'attuale giudice Amato, è uno che c'ha, non credo che sia consulente di Deutsche Bank, comunque lo sta. Tutti quanti, c'è questo, cioè non vi immaginate, no, questi legami. Politici che fanno il lavoro sporco per certe banche d'affari, magari se stanno al Dipartimento del Tesoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi ricevono l'incarico dopo, magari come consulenza da certe stesse banche d'affari che hanno o tutelato con delle leggi a favore, oppure non hanno toccato perché non hanno fatto delle leggi sulla trasparenza bancaria. E a un certo punto falliscono le banche e Pantalone paga. Guardate che quattrini pure vostri delle vostre tasse sono finiti in MPS. O nelle banche venete. 5 miliardi di euro, 5 miliardi di euro regalati a Intesa San Paolo per comprarsi al costo di 1 euro 50 centesimi cada una due banche venete spolpate chiaramente dalla mano a gestione della mala politica in Veneto, qua vicino. E poi lì c'era una cosa. Ma neanche, cioè, le devo ricordare sta roba? No. Adesso a un certo punto ognuno deve soltanto ricordare a se stesso le sue responsabilità. Punto. Noi siamo responsabili, sì, perché ci siamo fatti infinocchiare, intortare, perché abbiamo creduto ai talk show, perché abbiamo creduto che vi fosse differenza tra PD e Forza Italia, perché oggi pensiamo, però lì all'interno del PD c'è qualcuno meglio di quell'altro, cioè vedi Cooper, in realtà fa contro re. Oh! Se sei nel PD, sei parte del PD, non è che ci esiste il PD buono, il PD cattivo, giocano proprio la logica, un poliziotto buono, un poliziotto cattivo e film americano. Ma vi devo raccontare i soldi, scuperlo, l'ho visto io. Cooper, una volta io stavo in transatlantico, era uno dei tanti periodi degli scandali relativi alle tessere false del Partito Democratico, tesserato di cinesi, delle robe lì, no? Io ho utilizzato molto, lo vedete pure stasera, l'ironia in questi 5 anni, perché l'ironia là dentro mi ha pure tenuto in vita in quel palazzo, in quella vasca di squadra, mi ha tenuto in vita, mi ha fatto sentire, come dire, ho resistito, uscivo fuori dal palazzo, mi inventavo i tour, ho girato tutta Italia, così io mi sono mantenuto me stesso con i piedi per terra. Infatti vi ringrazio a voi perché conosco tante persone sanno dove abito. E dato che ho sempre utilizzato l'ironia, quel giorno, appunto, scandalo, tesseramenti falsi, c'era Cupero sul divanetto di Montecitorio. Tra l'altro non è facile distinguere Cupero da divanetto di Montecitorio. Io sono riuscito a distinguerlo e ho fatto, senti Cupero, ma che avete fatto? Avete tasserato mio nonno che è morto nell'87, era una battuta. E lui mi guarda e mi fa, veramente? Perché gli dico, come lo scherzo, era una battuta. Io la racconto sempre questa, però per certi soggetti immischiati in quel sistema in cui la politica è una professione, una poltrona non devo mollare mai, Napolitano che è entrato nel 53 in Parlamento, era l'anno della morte di Stalin, 64 anni, che lo paghiamo, 64. In quella logica lì non si scandalizzano di nulla, tutto è plausibile, anche il tesseramento di un nonno morto nella casa. Cioè così è, e giustificano qualsiasi cosa. Tu entri lì dentro e giustifichi magari il malaffare, giustifichi la presenza di quel delinquente all'interno del tuo partito, perché dici ma comunque porta voti al partito, e comunque il partito fa un'ottima azione a favore dei cittadini, per cui ingoio qualche rospo, ma riesco ad andare avanti, a tutelare i cittadini, a occuparmi dei problemi. Sono tutte finzioni, sono tutte costruzioni mentali, proprio psicologiche folli. False che si creano certi politici di professione pur di pensare o di provare a dormire la notte, di guardarsi allo specchio, però io sono una brava persona, pure se vado sto di fianco all'autista del fondatore della nuova Camera Organizzata, che è un parlamentare Forza Italia, e si siede a 12 metri da me. Gigina Polpetta lo chiamano, Luigi Cesaro, autista di Raffaele Cutolo, entra in Parlamento e i carabinieri si mettono sulla testa. E con questo basta, è possibile. Siamo la prima forza politica al paese? Sì. Non so, centrodestra. È il centrodestra, ma oh, la campagna elettorale inizia adesso. Se noi dovessimo azzeccare la campagna elettorale, le stravinciamo queste elezioni. Le stravinciamo. Io girerò tutta l'Italia. Adesso mi prendo un camper, qualcosa.
non posso più in moto, cioè, sono padre di famiglia, però me lo giro tutta, mi inventerò qualcosa, tutte le TV locali, mi voglio fare tutti i giornali locali, tutte, un mese in giro per tutta Italia, con la rete, aiutare, come? Hai venduto lo scooter? Sì, l'ho venduto. Come? L'ho venduto a un tizio che tra l'altro ho scoperto era l'ex proprietario dell'Unità. È cosa incredibile. E si è comprato questo da me. E io quei soldi, 10.000 e passa euro, tra l'altro l'ho pagato meno, li abbiamo dati ai terremotati. Non si parla più, se ci fate caso, certe robe le mettono le silenzio, no? Perché figura, non si disturba il manovratore, non facciamo vedere che ci sono persone che soffrono. Da quanto tempo non si parla più dei suicidi economici in questo paese? Perché mi sa che l'Istat neanche li calcola più, ma qual è? C'è un mucchio di gente. Non più soltanto in verde, in campagna, gente che si ammazza per problemi economici, non soltanto imprenditori, anche operai. Però siamo tutti sulla stessa barca. Eh no, la destra a favore degli imprenditori, la sinistra degli operai. Oh, ma ancora con queste categorie mentali, nel 2017. Destra e sinistra sono categorie di fine 700. Usciamo da questa logica, usciamo, perché sono state create un tempo forse, erano un'ideologia, ma ormai servono per dividerci, eh. Ma che ci stanno ancora di ragazzi di 16 anni che in un bar a Trento si conoscono, uno chiede all'altro ma tu sei di destra, sei di destra o di sinistra? Non esiste. Sarebbe come chiedere oggi ma tu sei Guelfo Ghibellino. È così. Usciamo da queste categorie, sono fatte per dividere il popolo luce, dividiamoli, continuiamo a dividerli, perché se sono uniti ci fanno un culo così. È quello che vuole, una divisione. Per questo il movimento analizza un problema e trova una soluzione. Poi gli altri dicono ma questa è una soluzione di sinistra, questa è una soluzione giusta. Questo ci facciamo tempo. Le soluzioni adesso sono buone o cattive, no? Di destra o di sinistra. E diceva pure un'altra cosa, prima di scomparire i partiti cercheranno di farsi percepire come noi. E infatti lì la mummia di Arcore va in giro a parlare di reddito di cittadinanza. Occhio! Prenderanno, copieranno qualsiasi cosa. Ma sono gli stessi che hanno governato e non le hanno fatte queste cose, un minimo che credibilità hanno. Qui abbiamo la credibilità veramente di dire ci crediamo in un progetto pure se non siamo candidati, giriamo l'Italia pure se uno non è candidato, ma quando mai sarà visto? Io non devo parlare di me, ma parlo di Riccardo che si è fatto il mazzo in questi 5 anni, si ricandida e poi basta, torna al mestiere suo. È nel suo stesso interesse fare un'altra legislatura al massimo per migliorare quella società dove vuole far crescere i suoi figli e dove sarà costretto a far ritorno, perché non può stare proprio da statuto del Movimento 5 Stelle tutta la vita in politica. Questo ti permette di dare il massimo e di pensare sempre ai risultati per i cittadini, sempre alla problematica dei cittadini. Cioè questa è la bellezza, sono quei, e per quello sono le regole attaccate da morire, il Movimento è attaccato per queste 4 regole in croce. Dai partiti politici non hanno mai. Anzi, pensate, il PD ce l'ha dentro uno statuto, la regola dei 3 mandati, ce l'hanno, no? Però fanno le deroghe. Cioè Roberto diceva, quando deroghi una regola in realtà la cancelli. Verissimo. Sì, sì. Però ora dipende da noi. Io vi dico questa cosa. Quando nel 2013 entrai, anch'io ero un po' inquinato dal dibattito televisivo. Vedevo questi personaggi, no? Brunette, Franceschini, Berlusconi, Renzi, nei talk show. E pensavo che fossero loro gli avversari, loro l'ostacolo al cambiamento. I napoletani, per carità, lo erano, lo sono. Poi sono entrato e poco a poco ho studiato tutto il sistema delle banche, del capitalismo finanziario, di certi banchieri senza scrupoli che per quello che si sono rubati i soldi nostri fanno apparire i boss di mafia capitale dei rubagalline, dei rubagallini. Poi ho capito anche la pericolosità di certi personaggi, i burocrati, i boiardi senza nomi, i funzionari di Stato che neanche devono andare a fare comizi e cimentarsi con il consenso, che solo li conosce, ma stanno lì e comandano, certi segretari delle istituzioni, stanno lì e sono loro che magari in maniera subdola suggeriscono una proposta al ministro, al governante di turno. E il Movimento starà molto attento a certi personaggi. Poi però ho capito alla fine di 5 anni che l'unico nemico degli italiani sono gli italiani. Certo, 70%. Perché chi non vota in realtà vota. Chi pensa di astenersi in realtà non si astiene, vota il sistema. Perché il sistema certi voti ce li ha a disposizione, l'abbiamo visto, anche brave persone. Io ora neanche le voglio giudicare, anche se... brave persone che magari sono del movimento oppure di altre forze politiche che non votano liberamente perché temono in una ritorsione contro di loro, la perdita del lavoro,
ma mio figlio mi hanno promesso che me l'assumono, magari durante la campagna elettorale 300 euro glieli danno al mese per i prossimi due mesi, con 600 euro al mese magari, più che altro, più che 600 euro per due mesi sta fuori di casa, forse non lo vedo depresso, buttato sul divano come ne vedo tanti altri giovani, magari il genitore fa pure questo discorso, io lo posso giudicare un genitore che fa un discorso del genere? No, giudico il sistema. Giudico coloro che non vogliono il reddito di cittadinanza, perché con il reddito di cittadinanza il voto di scambio verrebbe frantumato in un secondo. E certi soggetti senza voto di scambio, neanche i familiari più stretti voterebbero certi soggetti. Certi politici non verrebbero votati neanche le famiglie più strette. Però la politica ce li ha a disposizione certi pacchetti di voti. Ancora appunto delle persone che campano con la politica o temono che andare contro la politica possa far perdere anche più privilegi. Briciole! Briciole! Magari la promessa dell'assunzione di un, scusate, addirittura la promessa di un ricovero di un parente in un ospedale pubblico. Destra, sinistra, che cosa sono oggi? Noi siamo assolutamente, noi ci siamo tagliati tanti soldi, eh. Io ho oltre 210.000 euro, guarda che mi serve, questi soldi a me mi servirebbero, assolutamente, come a tutti quanti voi, a me mi servirebbero. Oggi come mai mi servirebbero quei soldi. Quei soldi li abbiamo dati a piccole e medie imprese private. No, perché i giornali di destra dicono siamo stalinisti. Abbiamo dato imprese private, piccole e medie imprese. Perché crediamo nell'impresa privata, negli imprenditori. Assolutamente ci crediamo fermamente. Io sono figlio di imprenditore, Luigi Di Maio è figlio di imprenditore, e crediamo nella piccola e media impresa privata. Allo stesso tempo crediamo che sanità, istruzione, prima si parlava di punti nascite, queste non siano merci sulle quali lucrare, ma diritti da garantire al popolo italiano. Anche il credito. Per quello proponiamo una banca pubblica di investimento che c'è in Germania, che ha soltanto un obiettivo, dare il credito alle imprese, alle start-up, permettere ad un giovane che gli viene in mente una splendida idea qui a Trento per lanciare, non so, un progetto turistico innovativo, voi il turismo lo sapete fare qua, per carità, lo si può sempre migliorare, e che però non riesce ad accedere al credito, perché se ti chiami Amato, giudice della Corte Costituzionale, quello Amato là è quello dell'ex presidente, no? Puoi chiamare i vertici di MPS e farti finanziare il torneo di tennis di Orbetello con 150.000 euro all'anno. Lo puoi fare se ti chiami Amato, ma se ti chiami Rossi o De Gasperi, non lo so che, e c'hai una bella idea, c'hai 18 anni, e vuoi, ti servono 35.000 euro per mettere in piedi un'impresa, per comprarti un macchinario, per iniziare un'attività, la banca ti dice no, perché chi sei, mica sei un amico della politica. Cioè, lo capiti qual è il sistema? È questo qua. Io ci credo fermamente che ce la possiamo fare. Qua siamo tante persone oggi, di 30 dicembre. Il 2 stop il 1, 3 a Modena. E poi inizio con questo tour. Nel frattempo i miei colleghi parlamentari saranno in giro per il territorio. Andiamo in televisione, sì, nel 2013 non ci andavamo. Ma non perché ce lo proibisse qualcuno, pure gli altri, dicevi. Non eravamo ancora pronti. Guardate, non è stato facile per i tempi entrare in Parlamento 18 delegati addosso. Non eravamo mica abituati a tutta quell'attenzione degli altri, che abbiamo dovuto imparare. Oggi lo imparo, so che quando la Gruber mi vuole interrompere, io vado avanti, la chiamo la dottoressa Gruber, mi faccio comporre la frase. L'unico giornale sta facendo i chilometri in giro e verrà attaccato per rete, inventeranno qualsiasi cosa, ogni giorno, mentiranno su tutto. Il loro unico obiettivo è provare a spaventare gli italiani, perché loro signori sono terribilmente spaventati. C'è un intero sistema, ripeto, di potere che ha paura di perdere tutto il potere che ha avuto a disposizione negli ultimi decenni, privilegi, potere, denari, perché arriva qualcuno che vuole portare avanti normalità. Guarda che forse qualcuno mi domandasse, ma qual è il programma del Movimento 5 Stelle? Normalità. Prima di bucare il tavolo vogliamo portare il treno a Matera, capitale della cultura, tra l'altro qualche anno. Prima di regalare quattrini nelle banche, vogliamo creare una banca pubblica di investimento per dare denari alle imprese. Prima di permettere a corrotti di fare carriera politica, facciamo una legge anticorruzione e inseriamo degli agenti speciali delle forze dell'ordine sotto copertura nella pubblica amministrazione per scoprire dall'interno dei reati di corruzione. Prima di tutelare qualche delinquente che ambisce alla prescrizione, blocchiamo la prescrizione quando c'è rinvio a giudizio. Ovvero quando inizia un processo, quel processo deve finire, perché il delinquente che sa che contro di lui ci sono prove schiaccianti e che arriverà a sentenza, farà di tutto magari per ottenere degli sconti di pena, quindi magari chiederà il rito abbreviato, quindi i processi dureranno di meno, ci sarà certezza della pena, il delinquente verrà condannato e quel magistrato potrà dedicarsi ad altri processi.
Così riduciamo i tempi della giustizia, si risparmiano dei denari e il delinquente finisce in galera. Semplice, riformando la prescrizione. Non l'ha riformata nessuno, io pensavo, questo è perché è colpa di Berlusconi, io pure pensavo, non so quante persone qui, no? Conflitto di interesse, non hanno risolto, colpa di Berlusconi. Guardate che Riccardo Facca ha scritto una legge sul conflitto di interessi, e chiaramente non... Cioè, quanti anni ce l'hanno menata Repubblica, il PD, sulla storia del conflitto di interessi? Ma vi ricordate le trasmissioni Santoro, le trasmissioni, conflitto di interessi Berlusconi? Poi ha governato il centro-sinistra 5 anni, che ha fatto la legge sul conflitto di interessi? Riccardo Fraccaro l'ha scritta una legge sul conflitto di interessi, sia per i parlamentari che per i membri del governo. E la proviamo. E guardate che risolvere il conflitto di interessi non è soltanto un discorso legato alla giustizia, ma crea competitività, perché contrasta l'accentramento di potere. E più c'è competitività e più ci sono posti di lavoro, più c'è appunto mercato che gira, economia che gira. Perché se tu dai monopoli su monopoli e permetti a quel potente di turno di avere tutto, quello ci avrà tutto e per gli altri ci saranno le briciole. E così l'economia stagna, così va a rilento. Vedete quanto una legge utile, non so, mica per contrastare Berlusconi, ma che me ne frega a me di Berlusconi, consente la creazione di posti di lavoro. Questa è una legge che ha scritto Riccardo Fraccaro sul conflitto di interessi in Commissione Affari Costituzionali. L'ha scritta tu, Riccardo? Quindi tanto mi confondo con un altro Riccardo. E vogliamo questo. Dipende soltanto da noi. Voi da che parte state? Schieratevi. Poi decidete pure voi, magari c'è qualche scettico qua. Andiamo a vedere sti grillini. Chissà come saranno sti grillini, perché poi ci stanno dei luoghi comuni su di noi. Io andai in un duello televisivo con Scalfari. Conosco Scalfari nel divanetto della Gruber, prima di entrare in trasmissione. Lui mi guarda e si stupisce che c'avevo la cravatta. Non so, pensava che arrivassi con la clava. Voi siete... Lei è un grillino, come se fosse, non lo so, no? Un'altra specie umana. Sì, sono un ragazzo, insomma. Tra l'altro gli ho detto, mi piacco quell'intervista che lei fece negli anni 80 a Berlinguer sulla questione morale. Lo trattai pure con rispetto e lui in TV diceva a me, voi siete rabbiosi, odiate tutti, con questo tono. Io stavo così tranquillo. Poi mi disse perché non sei andato con Berlinguer e io ricordai che era morto. È la verità. Perché non sei andato con Berlinguer? Ma era morto. E poi ora dice, meglio Berlusconi di Maio. Poi dopo l'hanno, poi dopo Repubblica l'ha chiamato, l'hanno fatto rettificare, no, mi sono espresso, in realtà voglio dire, lì si sono, guardate che lì sono, a un certo punto, sono bellissimi, perché certi personaggi che hanno sempre portato avanti il potere, ci sono dei momenti che, come dire, gli cala il velo di ipocrisia e dicono la verità. In quel momento lui ha detto la verità e ha palesato che tutto il sistema del Partito Democratico, il gruppo Espresso, De Benedetti, che si è fatto la guerra con Berlusconi per ragioni editoriali, Mondadori, eccetera, eccetera, oggi di fatto, preferirebbero Berlusconi al Movimento 5 Stelle. Perché i loro privilegi, i loro vitalizi, il loro potere, i loro finanziamenti, diretti o indiretti alla politica, occulti o non occulti, i loro portatori di voti, verrebbero garantiti. No? Come qual è il proverbio? Non ci si morde, non si mordono tra di loro, non si sono mai morsi tra di loro. Poi arriva qualcuno nuovo che è il nemico numero uno di tutti quanti, del Partito Democratico, di Forza Italia, delle frattaglie di sinistra che vanno col Partito Democratico, con le frattaglie di destra che vanno con Forza Italia. Cioè guardate che ogni tanto dicono la verità, quando dicono la verità non ti cade proprio, però dipende solo da noi. Beppe una volta mi disse, basta aprire gli occhi per non vederli più, che è una frase bellissima, io poi la ridissi in Parlamento, ma non è mia, è di Beppe, di un altro uomo che, guardate che Grillo ci ha rimesso una barca di soldi con il Movimento 5 Stelle, E lì i giornali, ma quanti click? Ma voi credete veramente che qualcuno si stia arricchendo con il blog o qualcosa? Sono stronzate mega, mega galattiche. Cioè, giornali che hanno scritto che il tour in motorino che ho fatto appunto con lui, sono andato a pranzo a casa sua, arriva rigata, l'altro. Che abbiamo arrostito la formaggella, che abbiamo fatto? No? La brace. Che buono, quanto si mangia bene qua in Trentino. Scrissero che quel tour me l'aveva finanziato Putin. L'hanno scritto. Anche io mi intervistò, mi pare Sky, non me lo ricordo, in un comizio a Napoli, ma è vera questa storia? Io certo, confermo tutto, mi ha mandato 35 euro, ci ho messo miscela, e c'era il giornalista Sky, 35 euro, miscela. Screditare tutto pur di screditare il Movimento 5 Stelle, siamo di destra perché vogliamo cancellare le sanzioni alla Russia, ovvio.
hanno colpito le imprese italiane, soprattutto le imprese agroalimentari. Però siamo di sinistra se vogliamo leggi sul conflitto di interessi. Poi torniamo ad essere di destra se vogliamo l'abolizione equitaria. E oggi chi parla di abolizione equitaria l'ha creata equitaria. Guarda, l'equitaria è stata creata Berlusconi. Vi rendete conto? Io faccio sempre questo esempio. Si può ancora parlare di destra e di sinistra in un paese in cui la destra crea Equitalia, quelli della riforma liberale, della rivoluzione liberale creano Equitalia, e la sinistra, quelli che vengono al Partito Comunista, hanno abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Ma si può ancora parlare di destra e di sinistra? Io mi ricordo la prima volta che io conobbi un ambasciatore, fu l'ex ambasciatore americano, Thorn si chiamava, e andai a Villa Taverna. Io non c'entra niente con Paolo, questa è Roma. Eravamo io, Cicchitto e Casini. Io, Cicchitto e Casini, dall'ambasciatore americano. Sembra una barzelletta, ci sta tutta questa, Cicchitto e Casini dall'ambasciatore americano. Loro vanno in auto blu, io vado in taxi. Entriamo lì dentro e poi a un certo punto l'ambasciatore americano ci chiede: ma qual è la vostra posizione sul guerra in Afghanistan? Il Movimento 5 Stelle vuole ritirare tutte le truppe dall'Afghanistan. Quella guerra ci ha costato oltre 5 miliardi di euro. Civili morti, i nostri militari morti, una guerra persa, una guerra oscena, vergognosa. E Casini e Cicchitto invece stavano d'accordo, ma tutti d'accordo. Io ricordo Fini, d'accordo, Fini no, la destra sociale, eccetera, eccetera. D'Alema, comunista, d'accordo. D'Alema era presidente del Consiglio quando abbiamo permesso il bombardamento di Belgrado. Cicchitto, ex socialista, poi finito con Berlusconi, d'accordo. Casini, democristiano, passato, presente e futuro, sempre democristiani, questi ci stanno sempre democristiani, pure qua ci stanno un sacco di democristiani. Democristiani. Tutti d'accordo sull'intervento militare in pieno, sono di ripeto nostri, militari ammazzati, italiani sono morti. Eppure lì, non uno dei tanti momenti in cui mi sono reso conto, ma ha senso parlare di certe robe? Oppure certe ideologie, oggi nel 2017 servono esclusivamente per dividerci? Veramente concludo che ho parlato troppo. Io credo tanto nel movimento, per me fa parte della mia, è come una mia seconda pelle. E mi impegnerò tanto, perché dobbiamo avere perché abbiamo diritto ad una possibilità. Hanno governato tutti quanti. Noi non siamo responsabili di certi drammi, vogliamo soltanto un'opportunità. Dopo allora dovessimo fallire, non ci votare più. Però un'opportunità, penso, veramente ne abbiamo diritto. Andate a parlare con le persone e inseritegli qualche dubbio. Magari se invitateli a prendere un caffè, mentre andate a prendere il caffè gli lasciate un volantino, un video aperto di qualcuno in Parlamento. Perché poi tante persone sono state convinte dai nostri discorsi in Parlamento, perché uno si rende conto, ma come? Questi sono descritti come analfabeti, no? Come ignoranti. E poi fanno dei discorsi molto molto importanti in Parlamento. Oppure questi sono descritti come trogloditi, che poi stanno lì in TV, tranquilli, responsabilmente, parlano, si esprimono in italiano corretto, non hanno clave, non hanno pelli di leopardo, non si vestono, non mangiano locuste o in miele selvatico, ma sono persone normali che vogliono soltanto normalità. Fate questo, invitate qualche scettico. Soprattutto gli scettici, quelli che li vedi, che hanno una rabbia dentro, che hanno un'indignazione, però hanno paura ad ammettere a loro stessi, ripeto, lo sbaglio. Perché dire, votare oggi il Movimento, per qualcuno so 30 anni che votano, non so, il PD o Berlusconi, sarebbe come... Ma allora ho sbagliato tutto in vita mia. Sì, sì, però non glielo dite così, direttamente. Hai sbagliato tutto? Ma guarda, io sai che dico, ho sbagliato anch'io. Facciamo parte della stessa, stiamo sulla stessa barca, ripeto. Io pure, qua pure, tutti noi, qua avrete votato Berlusconi, il PD io vi riconosco in faccia. Io ti vedo in faccia. Voi no, però avete votato qualcun altro, eh. Non è che avete. Tu hai votato Berlusconi, si con la mano. Chiedi scusa, tutti noi. Ma è normale, ma pure noi. Non so, fraccato, non so cosa abbia votato, non glielo chiediamo. Però ci siamo sbagliati tutti quanti noi. Poi a un certo punto è arrivato un gruppo parlamentare che ha fatto dirette da dentro quel palazzo che era, non lo so, assolutamente nascosto, che ha fatto discorsi, che è stato sempre in piazza. Ora siamo in campagna elettorale, sì, ma lo sapete perfettamente, io le volte che sono venuto in Trentino e non in campagna elettorale. Proprio perché ancora di più di andare al governo, che è un obiettivo fondamentalmente enorme, ci interessa la partecipazione dei cittadini, anche perché io so che qualora dovessimo andare al governo, senza il supporto popolare, nel momento in cui aggrediremo alcune sacche di potere, sarà complicato senza appunto i cittadini a sostenerci.
con tutto il sistema mediatico contro, con tutti i partiti contro, quando presenteremo una manovra unica, un decreto unico per abolire i vitalizi, dimezzare gli stipendi, cancellare il lato blu, cancellare del tutto il finanziamento pubblico, tutto insieme in un unico provvedimento. Pensate, quello sarà questione di vita e di morte per loro. Di vita e di morte. E lì occorrerà il sostegno popolare per fare fuori dal Parlamento in maniera pacifica. Che ricorderanno ai parlamentari quel che vogliono come popolo italiano, come elettori, come cittadini sovrani. Perché credetemi, tante tante schifezze che hanno fatto, le hanno fatte per la nostra incapacità ad opporci come popolo e per la nostra cattiva memoria. Sì, pigrizia alla partecipazione politica. Per quello vi ringrazio, perché oggi state qua di sabato sera, c'è pure Inter Lazio. Chi se ne frega lo dici tu, e apprezzate pure questo, perché ognuno ha i suoi vizi. Il mio era Lazio, io sono laziale. Non mi dite il risultato, ma voglio vedere dopo, non me lo dite. Però vi ringrazio, perché venire qua così tanti di sabato sera è un segnale importante. Vi ringrazio, siamo veramente tutti quanti estremamente convinti. Riccardo, spesso parliamo, prima abbiamo parlato, quando io vedo questi partiti candidare queste foglie di fico e evitare di candidare certi soggetti impresentabili, attaccare come stanno facendo Luigi, il Movimento tutti i giorni, per me questi sono bei segnali, perché io li vidi anche nella campagna elettorale di Roma, che la Raggi l'hanno accusata pure di stare nel video in cui è lei che canta meno male che Silvio c'è, non era lei, le cose incredibili. Lo scrisse un giornalista dell'Unità, il direttore, poi neanche chiese scusa, dice beh però ti assomigliava, ma ti sei sbagliato. Hanno fatto di tutto, quindi coraggio, ce la possiamo fare, ognuno può andare, può uscire da questa sala, può diventare un piccolo mezzo di informazione. E concludo soltanto dicendovi, ripeto, grazie, buone feste, andate e moltiplicate. Grazie ad Alessandro Di Battista, l'impreparato, perché così ci hanno classificati. E ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle conosce i 10 comandamenti, in particolare conosce il 7° comandamento, non rubare! Buonasera a tutti, grazie! Grazie a Carla per l'organizzazione! Grazie al Capo del Vino! Grazie a tutti, il 2 ecco, sto a Belluno. E il 3 a Modena. Buone feste e buon anno. Ciao ciao ciao. Aspetta, chiudo la diretta. Oh, io scendo giù. Ciao.